Ehi, la ciurma, io sono Mazzatess e ben ritrovati qui su Expeditions Rome. Alla fine ho dovuto riprovare, riprovare, riprovare e ho abbassato la difficoltà. Sentite, mi sono stufato, ve lo dico sinceramente, mi sono stufato di dover ripetere sempre le stesse missioni. Questo gioco mi sta perdendo un po' di mordente, per cui ho abbassato la difficoltà. E sono ritornato a fare questa missione e ora, un po' per il discorso del abbassare la difficoltà, un po' per il fatto che ho rushato molto meglio, nel senso che la mia strategia è stata quella di tenere Caeso dalla parte dei ponti da bruciare, in modo che andava a far scattare tutti gli attacchi di opportunità, in modo che Bestia poi riuscisse a passare, sia per prendere la torcia che poi dopo ho rifatto lo stesso gioco di far scattare gli attacchi di opportunità e far ripassare Bestia, poi per dar fuoco al ponte. Così almeno Bestia ha preso parecchio danno per alcuni attacchi di opportunità che si è buscato, ma è sopravvissuto. Non ho fatto un attacco praticamente. Cioè, no, forse uno con un giavellotto così giusto così, ma niente, niente. Di là l'ho lasciata tutta correndo e facendo scattare gli attacchi di opportunità quando era il caso. Ora siamo in una situazione molto simile a quella di prima, qui. Se non che adesso dobbiamo eliminare tutti. Non so quanti siano, ma non tantissimi alla fine. Allora, proviamo a... Ovviamente, ovviamente, con uno di vita si salva. Però, se con lui... Ah no, aspetta, lui non lo vedo. Se andiamo con lui qua, dovremmo poter fare il giochino di recuperare l'azione, quindi poi andare a colpire di qua. Essendo che c'è il fuoco, non so quanto mi convenga mettermi là in mezzo, anche perché comunque non è che riesco a fare tanto danno. Qua c'è un'arciera. E altro non c'è qua nei dintorni comunque, per cui farei che niente, che li faccio avanzare qua, ma nulla di più. Però l'arciera qua con... No, lei è stata proprio esattamente in mezzo, vabbè. Tocca di nuovo a me, ma io le salterei le catapulte perché mi fanno più guai che altro. Perché non posso muovermi, non posso, cioè quegli alleati. Ah no, c'è. C'era ancora là sopra. Ora non me la ricordavo. Ok, ce n'è una sopra e una che ci sta venendo incontro adesso. Buona idea quella di mandarlo dentro le fiamme. Ok. Ma c'è entrato per spaccare un cosino di legno. Vabbè. Allora io proverei quasi... Sì. Ottimo. Ottimo, non ci ha rimborsato l'azione perché non era tocca, ma ottimo. E con gli altri niente, direi di aspettare, perché cosa... Tra l'altro una cosa che mi stavo chiedendo è che c'è un terzo party che però non entra mai in gioco. Cioè c'era quello che doveva difendere le catapulte, che... Boh, quando è che entra in gioco? Quello non era uno dei nostri, no? Sì, arrivano gli altri lati, mentre loro non arrivano.
Sì, l'unica è quella di fare il giro qua, perché rimane solo più quella tizia là. Non so se con gli arcieri la raggiungo in qualche modo, in qualche punto. Qua la vede. Ottimo, e poi togliti, così Giulia può fare lo stesso trucchetto. E speriamo di sbrogliarcela. Slog, but I think we've won this one. Now we just need to reach the citadel and deal with these ill. Ah, Something ok. wrong though. Why did the catapult stop shooting? Hanno smesso di tirare perché. Ok, questo è il terzo pezzo. Vabbè, sono passati 6 minuti, direi che possiamo iniziarlo. A 15 dobbiamo ucciderne. What? Però scusate, le catapulte le abbiamo usate tutte e cinque per tutto il tempo, per cui prevede che queste si... cioè nel senso stiamo andando a riscrivere in modo diverso la storia. Che le abbiamo usate tutte e cinque, ma qua ne perderemo di sicuro almeno una, dai. Ma siamo pochissimi noi, come facciamo a tirarne giù 15? Questo è di livello 10, è vero che la difficoltà è facile adesso, però... Stanno comunque agendo in modo sensato. Non è che sono poi che vanno a prendere del danno a caso, ok. Ma guarda, e qua di cavolo sono? Basta? Ma mi sa che sarà un bel pasticcio tirarne giù. No, beh, molti sono pippottini per fortuna. Però messi male tra l'altro come posizioni. No, non lo secca. C'è per caso un... Proprio se non posso essermi mosso. Che sai che se vado là ci muoio fortissimo. No. Vai qui a difendere quest'uomo e voi due invece andate in questa zona qua. Però Deianira aveva anche un Frighten. Che prima mi era tornato comodo. Sì, però meglio che niente. Lui non può fare nulla. E Sinaros... Oh, muoviti qua dietro, Sinaros, non so da dirti. Quello sta bruciando, quello sta bruciando. Dai. Ma
Qua è flanked. Cioè, per il fatto che c'ha la cosa alle spalle? Boh. Quella catapulta sembra messa abbastanza bene, però c'è un sacco di gente intorno. Quello che mi preoccupa di più è questa qua sopra. Dovrei cercare di mandare... No, Katarina, come si chiama lei? Quella che... la mattone che corre. Ma no, perché ve ne andate dalla... Vabbè, sì, quella è più in pericolo, effettivamente ha senso. Qui ce n'è una là e tre in mezzo. Questo ci muore. No! Eccolo. Ma di nuovo in mezzo al fuoco. Ma sono tantissimi, come cavolo li fermiamo? Penso che devo usare anche tutti i trucchetti, i giavellotti, così, perché qua sennò... Guarda, stanno tirando giù tutto? Non finiscono più! Quanti sono? Ah, quella là sopra la do abbastanza per persa come catapulta. E quel che si chiama DNA, raga. Questo fa, ha un piercing o sì? Questo però gli dà anche, non è piercing questo? Dovrebbe, perché invece gli fa lo scudo? Questo è piercing. Ah no, per di questo cannot blocked or resisted. Che è molto buono. Allora. Mi spiace, prenderò del danno. Ma... non ho un affare che raggiunge a due. Però aspetta. Sì, no, se hai dei giovellotti no. Tu hai dei giovellotti sì, per cui avvicinati. Tanto non puoi fare altro, porca miseria. Avvicinati. Lancio un giavellotto. Così gli facciamo lo shred almeno. E tu non puoi fare altro. Questo però ci prendiamo il tiro d'opportunità. E allora lui con logistics. E lui qua cosa può fare? Niente.
Sei qua. Qui protector. Quella catapulta là sopra è persa, secondo me. Abbiamo altra... la speranza. Dovremmo ucciderne 11, ma adesso ce la fanno fuori. Perché sono solo due... Ma scusami, ti ho attaccato... Ah no, quello è quello scudo. 10. Lel? Non l'ho fatto io, ma mi ha dato l'achievement per il fatto di aver ucciso uno con un calcio. Dai che ci stiamo ripigliando questo corpo, forse non la perdiamo. Per me sei due dei loro, eh. Ma stai in cof... ma cosa? Ok, quello ha panicato se non altro. Aia, una... questa la perdiamo. Non perdiamo quella sopra forse, ma questa sì. No, l'abbiamo persa quella sopra. Che è successo? Mi è andato fuoco. Mareo. Mi sa che va giù anche questa, non so se riusciamo a... Allora... Dove lo scudo per fortuna. Allora tu ottimo, ma non mi ridà l'azione. No, però hai dei giollotti, sì. O secchi, no, allora tienitelo. Magari per lui. Ottimo, così andiamo qua. Ottimo. E... Ah, ne mancano solo più due, ottimo. Mi sa che riusciamo a farcela allora. Uno solo. Yes. Oh, ottimo, ottimo. Beh, il fatto di aver abbassato la difficoltà ci ha aiutato un sacco, eh. E ora? Ah, è l'attacco principale. Friends, brothers, they wish to destroy our culture and impose their traditions upon us. They will piss on the graves of your ancestors. They will tear down our idols and erect statues to their own foreign gods. Fight with me. Defend Nazomones from the foreign invaders. Ah no, adesso ho capito. Cioè, no, era giusta la linea temporale, nel senso che le catapulte funzionavano normali, poi verso la fine della battaglia hanno smesso di attaccare perché sono stati attaccati a loro volta, no? Per cui c'è stata sta parte che abbiamo appena visto. E in base a quante catapulte abbiamo salvato, probabilmente ce le ritroviamo adesso in questa fase della battaglia.
Immagino. Comunque sarà per il prossimo episodio, perché sono già passati 20 minuti. Io vi saluto come al solito, vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscrivervi al canale, spero che non l'avete già fatto. Ciao a tutti e buona giornata.